È un altro giorno, finisco di fare il video oggi e poi me ne esco e farò un video solo con il cellulare oggi, vlog solo con il cellulare e il video l'avrete già visto sul mio canale, perché uscirà prima quello e poi questo. Per colazione, uova, come ai vecchi tempi. Ho incontrato due persone in ostello e mi hanno portato al ristorante thailandese. Grazie. Follow me on YouTube. Shanghai Tower, il secondo grattacielo più alto al mondo. Sono salito con l'ascensore più veloce al mondo ed è molto bello. E io aspetto il tramonto. Cena. Tra l'altro, essendo il quartiere finanziario, su quel tabellone scorrono tutte quante le azioni. ¥22. La musica ci sta un sacco. Ora vado a dormire. Buonanotte, buongiorno ragazzi. Sto lasciando questo ostello, ma non sto lasciando Shanghai. Me ne sto andando in un altro ostello dove avrò la camera privata, penso. Prima però vado giù, faccio colazione, monto il video, carico il video. E poi, prima di mezzogiorno, lascio l'ostello e me ne vado nel prossimo. Let's go. Guardate che bella giornata oggi. Sono fuori! Sono a fuoco, sono sceso a People Square, che è al centro il sole, che è al centro di Shanghai. E pare che il mio ostello sia qua vicino, quindi sono fortunato. Di nuovo, come stare al Colosseo a Roma? Che vabbè è più un hotel questa volta. Qua c'è il bagno. Dove? Devo capire dove. Sono sfasato. Internet. La regune sta al quinto piano, io sto al quarto. E mi sono comprato una Red Bull cinese. Penso che sia originale in realtà. È una cifra arancia. Sono stupido. Il sapore è un misto fra aranciata e Red Bull, ma soprattutto è senza bollicine. In Oriente la Red Bull è diversa, però penso che la marca sia la stessa. Ok, la password del wifi era scritta sulla chiave, non l'avevo visto. Iniziamo questo tour dell'ostello. Qua c'è la reception. Questa è la mia stanza. Questo è il letto. Questo è il bagno. Questo è il lavandino con lo spazzolino. Questa è la doccia. Questo è il bollitore. Se si sale al quinto piano invece si arriva all'area comune e ci sta il rooftop bar, un po' bassino. Si va da qualche parte.
sono uscito dalla stazione da Puquiao. Dato che ieri e l'altro ieri e i giorni prima ho visto principalmente palazzoni, oggi vorrei vedere un po' di vecchia Cina. Ovviamente non roba tradizionale, so solo che sono dalla parte della città vecchia. Il fiume divide la città in due, e nella parte destra è tutto nuovo e nella parte sinistra dovrebbe essere la vecchia. Cinese posto con un sacco di super cinesi cose che si chiama Tianzifa. Non importa se ho sbagliato la pronuncia. Non ho pranzato, quindi mi sto prendendo un bubble tea molto sano, Marcello. Non so bene come mai ho preso anche del pane al latte e lo sto mangiando insieme al mio bubble tea. Mai fare decisioni quando siete molto affamati, ragazzi, mai. Me ne pento. Ho mangiato tutto il pane, tutto il mio latte, tutto il mio tè al latte. Sono incinto probabilmente e ora il sole andrà giù perché sono le 5. Ho fatto la pipì e ho dimenticato di collocare oggi. Totalmente dimenticato. Sento leggermente come se avessi perso un po' di tempo, come se non avessi fatto niente. Ogni volta che vado in una città ci sta una sorta di checklist di cose che voglio fare. Non è rigida, ma c'è. Per esempio, se c'è un grattacielone, voglio andare su quel grattacielone, mangiare il cibo tipico. C'è una checklist generica. Qua a Shanghai, dato che è una delle città al mondo più piene di grattacieli, fra queste cose c'è anche andare in un rooftop bar, cioè in un posto dove puoi avere la cena o l'aperitivo, anche se io non amo gli aperitivi, in cima sul tetto di un palazzo. Come per esempio ho fatto a Los Angeles, dove infatti era così costoso che ho preso semplicemente una fetta di torta di pere e basta. Così ho chiesto a Xenia se conoscesse un posto del genere e pare proprio che lo conosca e quindi forse oggi ci si va. Comunque questo ostello è veramente in una posizione spettacolare, è a due passi dai grattacieli, da People Square. La mia via è fichissima, è piena di ristorantini, di ravioli. Devo dire che Shanghai di sera è più bella e io sono uno che di solito preferisce le città di giorno, ma Shanghai, guardate quanto è fantastica, è salita in cima nella classifica delle mie città preferite tutto in una botta. Ed ecco il mio ostello, che all'entrata sembra un garage ma sale su e diventa carino. E ovviamente anche questa volta volevo ringraziare Hostel World per l'ostello fantastico. Non penso che questo sia un outfit decente. Ho portato solo queste scarpe. Breve discorso sul cibo. Oggi non mi sono controllato perché voi non avete visto, ma dopo aver preso il primo bubble tea da Coco, ho preso un altro bubble tea in un altro posto che mi avevano consigliato. Questo perché volevo andare in quell'altro, non l'ho trovato e sono andato da Coco. Sono uscito da Coco, ho trovato quell'altro posto e ho detto l'ultima volta che mi ricapita, quindi sono andato a prenderlo anche là. E poi ho preso anche del pane. E questo si chiama disturbo di alimentazione incontrollata. Semplicemente ogni tanto mi dimentico che ho dei principi. Questo succede quando la mia vita non è pianificata. Infatti all'inizio di questi 2 mesi di viaggio era tutto pianificato e andava tutto liscio. E voi direte, allora perché non ti fermi, pianifichi e ricominci a essere intelligente? Sì, ma tanto fra una settimana torno a casa e quindi posso permettermi di essere in modalità viaggio. È arrivata anche Xenia. Thank you Xenia. Per andare in questi posti devi parlare cinese per prenotare e io non sono capace. E sono di nuovo in ostello. Voi mi raccomando, le solite cose. Iscrivetevi. Io vado a Ninna.